Francesca Camiciottoli, all'età di 40 anni, ha perso tragicamente la vita a causa di un infarto avvenuto il 17 febbraio 2015 nella sua abitazione. Questo nonostante un precedente consulto medico presso il pronto soccorso di Villa Marina di Piombino, in provincia di Grosseto, 5 giorni prima. L'errore diagnostico commesso in quell'occasione, giudicato dai magistrati del Tribunale di Livorno, ha portato alla condanna dei medici dell'ASL Toscana Nord-Ovest e al risarcimento dei familiari della donna. La figlia, che all'epoca aveva 13 anni, riceverà 325.000 euro, mentre al padre spetteranno 225.000 euro e al fratello 90.000 euro, come compensazione per la perdita subita. La tragedia risale a 9 anni fa, quando i sintomi iniziarono ad affliggere Francesca. Dolori al braccio sinistro e al palato la portarono al pronto soccorso il 12 febbraio, ma nonostante l'elettrocardiogramma e il prelievo di sangue venne dimessa senza ulteriori accertamenti. Il 16 febbraio, dopo un consulto cardiologico privato, venne consigliato una terapia e ricovero in caso di sintomi futuri, ma purtroppo la tragedia colpì il giorno successivo. I giudici stabilirono che la causa della morte di Francesca fosse un'aritmia maligna improvvisa su base ischemica, innescata da una patologia non riconosciuta in tempo. È stato evidente che i medici del pronto soccorso avevano sottovalutato i sintomi della donna, non considerando i rischi associati. L'ASL è stata ritenuta colpevole di non aver preso in considerazione i sintomi riferiti dalla paziente e di non aver effettuato gli accertamenti necessari. Nonostante l'assoluzione dello specialista, il cui intervento venne considerato corretto e privo di colpevolezza, la sentenza evidenziò che l'intervento tempestivo avrebbe potuto fare la differenza, ma ormai era troppo tardi per salvare Francesca.